Grazie a Luca Pomblano di Juventibus, non smettiamo mai di parlare di calciomercato perché nel suo pezzo uscito, se non sbaglio proprio ieri, 18 ottobre, parla di Milinkovic-Savic alla Juventus. Ci aggiorna su quello che sarà lo scenario futuro. Pomblano è quello che prima di tutti, il 28 giugno 2018, scrisse: Cristiano Ronaldo andrà alla Juventus, quindi un pochino ne sa, un pochino ne capisce. Infatti lo stanno riprendendo un po' tutti, non è mio solito fare video che parlano di una specifica persona, di uno specifico giornalista o di uno specifico giornale, tranne quando si tratta di vere e proprie esclusive, e in questo caso lo è. Dice Pomblano, scrive Pomblano, che Marotta ha fatto un ultimo regalo alla Juventus, cioè ha impostato in queste ultime settimane, post quindi calciomercato a mercato chiuso, una trattativa con la Lazio andata a buon fine per avere una sorta di opzione su Milinkovic-Savic da esercitare a partire da gennaio. A partire da gennaio, che però non significa che a gennaio la Juventus prenderà Milinkovic-Savic, significa che lo prenderà comunque da luglio 2019 in avanti, quindi lo tessererà, lo acquisterà a tutti gli effetti dalla prossima stagione, però la trattativa potrà essere definita a gennaio, al netto di offerte di valore maggiore, quindi di importo superiore, che dovessero arrivare da altre squadre, perché sappiamo bene che Lotito non è praticamente mai sceso sotto soglia 150 milioni di euro, o forse si è tenuto tra 100 e 150 alla fine, ed è successo quello che qualcuno, che vi dico si chiama Simone Avsim, vi aveva detto esattamente a inizio mercato, prima di Cristiano Ronaldo, e cioè Milinkovic-Savic o va alla Juve o resta alla Lazio. È successo e sta succedendo esattamente questo. La mia era stata un'intuizione corretta, basata tra l'altro sui fatti, e cioè il prezzo chiesto da Lotito è troppo alto. Non c'è un vero e proprio, non c'è una vera e propria asta nel mercato europeo tra le grosse squadre europee, tra le poche che potrebbero spendere una cifra tale per quel tipo di giocatore, per quel ruolo lì. Per quel ruolo lì non c'era un vero e proprio interesse. Tant'è vero che alla fine il Barcellona ha preso Vidal e basta, altri centrocampisti non si sono praticamente spostati, non si è mosso Hazard. Non si è mosso Modric, con buona pace degli illusi interisti che continuano a pensare che Modric andrà in nerazzurro, magari dopo aver, 2 giorni dopo aver vinto il pallone d'oro a gennaio. Sì, buonanotte. Quindi era praticamente improbabile che Milinkovic-Savic potesse trovare altre destinazioni. Infatti è rimasto alla Lazio e adesso si parla appunto di Juve. Dobbiamo intanto decontestualizzare, sì, dico bene, questa situazione, perché stiamo vedendo un pessimo Milinkovic-Savic in questo inizio di stagione, veramente pessimo. Stiamo vedendo cioè un giocatore normalissimo, che non incide, che è un pochino è un po' involuto ed è un po' spaesato anche da un punto di vista tattico. Questo non, però non deve portarci a pensare: mamma mia, stiamo andando a prendere un brocco. Noi stiamo andando comunque a prendere il Milinkovic-Savic considerato a 360 gradi, comprese ovviamente le stagioni precedenti, e sappiamo bene che certi giocatori alla Juventus tirano fuori il meglio, migliorano tantissimo e diventano giocatori fondamentali, giocatori top. Ora, non sappiamo se questa trattativa andrà in porto. Sappiamo che la Juventus, grazie a Beppe Marotta, ha questa opzione, ha questo vantaggio rispetto alle altre squadre. Però sarà una cosa che dobbiamo valutare poi e verificare nei prossimi mesi. Quindi c'è tempo. Intanto mettiamo il punto fermo, cerchiamo di ricordarci che a ottobre abbiamo scoperto che la prossima stagione al 49% Milinkovic-Savic sarà un nuovo giocatore della Juventus. Questo che cosa significa? Significa che ovviamente la Juventus non smette mai di crescere, non smette mai di migliorarsi, che cerca di prendere il centrocampista forte che i tifosi reclamano da anni, giustamente, e significa che ci sarà anche un cambio tattico alla prossima stagione, perché come ho avuto modo di dire nei mesi precedenti, nei mesi scorsi, quando si parlava del ritorno di Pogba, prendere un centrocampista del genere attualmente significa cambiare un po' le gerarchie e i sistemi di gioco, perché adesso in questa Juve non ci sarebbe spazio, al di là delle liste, perché a Matuidi non puoi rinunciare assolutamente. Pjanic ha un altro ruolo che praticamente fa solo lui, e poi dall'altra parte ci sarebbe spazio appunto per un Pogba, un Milinkovic-Savic, però c'è già Emre Can e c'è Khedira, che al netto degli infortuni resta titolarissimo. Oltre a Bentancur, che si sta ritagliando un ottimo spazio, ma che con l'arrivo di un altro giocatore perderebbe praticamente la garanzia di giocare. Senza contare che il sistema di gioco col centrocampo a 3 non è una cosa
cosa scontata, perché comporta l'utilizzo di un trequartista in meno lì davanti, e sappiamo bene quanti ne abbiamo di fantasisti, trequartisti, ali, come li volete chiamare voi, e attaccanti più in generale, che non vogliamo assolutamente sacrificare, anche perché due, almeno due, sono sempre titolari, che sono Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Quindi resterebbe un solo posto in un sistema che prevede quindi tre centrocampisti. Insomma, una Juve in evoluzione che forse non riusciamo bene a capire adesso, giustamente, è normale che sia così, però che cambierà sicuramente nei prossimi mesi. Ditemi come la pensate su questo, rispondete al sondaggio, scrivete nei commenti, soprattutto su se voi in questo momento fareste questa operazione e eventualmente chi sacrifichereste per prendere Milinkovic-Savic, e non parlo di un fatto economico, perché comunque la cifra d'acquisto sarebbe sempre intorno ai 100 milioni, ma parlo proprio di un fatto tattico, cioè chi dovrebbe far posto in squadra titolare a Milinkovic-Savic in un sistema di gioco che lo veda ovviamente come giocatore titolare. Abbiamo mesi per parlarne, cominciamo adesso, ci vediamo presto con nuovi video e sempre Forza Juve!